Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di scala maggiore in posizione, di gradi e di intervalli. Partiamo con la scala maggiore. Normalmente a me piace farla studiare prima su una corda sola. Questo per far vedere appunto la distanza fisica che c'è tra ogni grado. Cos'è un grado? Il grado è ogni nota della scala. Partendo da Do perché è più semplice. Il Do è il primo grado, il Re sarà il secondo grado, il Mi il terzo, eccetera. Quindi su una corda sola io vado a spostarmi tante volte e vedo proprio la distanza fisica. Tra Do e Re c'è un tono, cioè due tasti, tra Re e Mi di nuovo un tono, due tasti, tra Mi e Fa solo un tono. Mi piace anche fare il paragone con il pianoforte che ha i tastini neri che sono quasi sempre tra due note. Tra Do e Re c'è il tastino nero del pianoforte. Quello lì è il mio tasto a vuoto che vado a contare come distanza tra Do e Re. Dovrò contare due tasti, quello in mezzo sarà il tastino nero che corrisponde sul pianoforte. E così via, poi Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, semitono, Fa, Sol, tono, Sol, La, tono, La, Si, tono, Si, Do, semitono. Questo insieme di tono, tono, semitono, eccetera, fanno la scala maggiore e quindi deve essere rispettata in tutte le scale, in tutte le tonalità che vado a suonare. Comunque la scala maggiore, per essere una scala maggiore, devo suonare questi intervalli. A mano ferma ci arrivo in un secondo momento dove posso suonare tutti questi intervalli tenendo appunto la mano ferma, un dito, un tasto, quindi io farò quella di Do partendo dal tasto 3 della corda di La e parto con il dito medio. La mano starà aperta a quattro tasti, quindi il medio si occuperà di tutti i tasti 3, l'anulare di tutti i 4, il minimo di tutti i tasti 5 e l'indice di tutti i tasti 2. Partendo dal Do, io andrò a fare questa posizione, appunto, che chiamo 2-4, 1-2-4, 1-3-4. Sulla prima corda, quindi, che vado a suonare, la corda di La, tasto 3, vado a suonare Do e Re con le dita 2-4. Poi cambio corda, vado sulla corda di Re al tasto 2, vado a suonare 1-2-4, che corrispondono alle note Mi, Fa e Sol. Poi cambio corda, vado a suonare di nuovo 1-3-4, questa volta, che corrispondono alle note La, Si e Do. Ed ho finito la mia scala maggiore. Se la suonavo su una corda sola dovevo spostarmi tante volte, invece qua posso star fermo con la mano. Ma qual è la potenza di questa cosa? È che se io cambio la nota di partenza, quindi la mia tonica, conoscendo una qualunque altra nota sulla tastiera, posso suonare la stessa tipo di scala, quindi sempre la scala maggiore, ma tenendo la mano ferma. Quindi proviamo a fare l'esempio del Mi bemolle. Noi eravamo prima in Do, andiamo a cercare Mi bemolle sulla stessa corda. Andiamo su Do Re, due tasti, Re Mi, altri due tasti. Torniamo indietro di uno, questo è Mi bemolle. Se io da qua parto con il dito 2 e mantengo la diteggiatura 2, 4, cambio corda, 1, 2, 4, cambio corda, 1, 3, 4, ho suonato una scala maggiore, però di Mi bemolle. Quindi ho suonato una scala che ha tre bemolli in chiave, molto più difficile di quella Do maggiore. In realtà con la posizione la difficoltà è la stessa di Do maggiore. Questa è una scorciatoia, però è anche una fase iniziale, perché poi in un secondo momento andremo comunque a vedere da che note è contenuta una scala, le alterazioni in chiave, ci sono tanti discorsi da fare. Però inizialmente almeno possiamo già iniziare a capirci qualcosa e già suonare qualcosa. Questa cosa qua poi va riportata, secondo me, sui gradi. Quindi dicevamo prima, il grado della scala è appunto ogni nota della scala è un grado. Quindi io parto dal Do, è il primo grado, il Re è il secondo grado, il Mi è la terza maggiore, il Fa è la quarta, il Sol è la quinta, La è la sesta, il Si è la settima e il Do è l'ottava,
oppure anche la tonica è la stessa nota un'ottava sopra, cioè più acuta. Adesso potreste aver notato che ad esempio sulla terza ho detto la terza maggiore. Ci sono dei gradi che sono o maggiori o minori, altri gradi che invece sono giusti, diminuiti o aumentati, però in questa fase non voglio crearti troppi casini, perché se diciamo troppi nomi, troppe nozioni, poi non riusciamo più a capire il senso di base. Quindi adesso ti ho accennato terza maggiore, perché appunto l'intervallo do mi, vedremo dopo quando parliamo di intervalli, è un intervallo di terza maggiore. Tornando al discorso di prima dei gradi, è importante quando suoni una scala pensare ai gradi di questa scala, ti tornerà sicuramente utile, soprattutto quando dopo andremo a costruirci sopra gli accordi. Quindi io vado a suonare una qualunque scala, abbiamo fatto l'esempio in mi bemolle, facciamo un esempio ad esempio sulla corda A di mi, quindi troviamoci fa diesis, quindi vado a fare mi, fa, il fa diesis è mezzo tono sopra, vado con il dito 2 e questa è la mia tonica, voglio suonare la scala di fa diesis maggiore, parto con il mio 2-4 eccetera e penso ai gradi. Tonica primo grado, seconda, terza, quarta, quinta, sesto grado, settimo grado e ottavo, oppure tonica, la mia nota di partenza. Quindi in questa fase ho suonato la mia posizione pensando ai gradi della scala. Questi gradi sono importanti perché sono quelli su cui poi andremo a calcolare gli intervalli. Cos'è un intervallo? L'intervallo è la distanza che c'è tra due note. Finora, quando abbiamo visto la scala di Do su un'unica corda, facevamo sempre degli intervalli di seconda, cioè tra una nota e l'altra, tra due note vicine, tra il Do e il Re, quindi abbiamo detto che c'è un tono, tra Re e Mi c'era di nuovo un tono, tra Mi e Fa c'era un semitono. Questi sono tutti intervalli di seconda, anche se non uguali, nel senso che tra Do e Re c'è un intervallo di seconda detto maggiore perché dista di un tono, mentre tra il Mi e il Fa l'intervallo è di seconda minore, o a volte detto anche bemolle. Quindi questi intervalli di cui invece vogliamo parlare adesso sulla scala maggiore sono invece calcolati rispetto sempre alla tonica, quindi io il Do con il Re, il Do con il Mi, il Do con il Fa, eccetera, fino ad arrivare all'ottava, l'intervallo di ottava. Il Do con il Re è un intervallo di seconda ed è caratterizzato dalla distanza di un tono, ma soprattutto dalla distanza per noi sul basso, perché vogliamo applicare subito i nostri concetti, di due tasti. L'intervallo di terza maggiore è un intervallo di due toni, come diteggiatura io ho la mia tonica con il dito 2, scendo di una corda, scendo di un tasto, salgo di un tasto, dipende da che lato lo guardi. Questo qua è sempre un intervallo di terza. Anche qua è molto potente questa cosa, perché se io lo sposto su una qualunque nota, io sono partito da La, ho fatto La do diesis, questo è un intervallo di terza maggiore. La facilità, diciamo, dello strumento simmetrico è questa, che io una posizione poi la posso spostare e vado a ricreare lo stesso tipo di intervallo. Intervallo di quarta è quello che in Do maggiore parto dal Do e vado sul Fa, questa è una quarta, si dirà poi giusta. Quinta, anch'essa giusta, la quinta è molto importante, quindi memorizza bene la distanza. Adesso noi lo diteggiamo 2-4, la distanza è di due tasti e una corda sotto. Quando vai a suonare un groove, se non ti serve questa, la terza, ti conviene poi partire con l'1 e fare o 1-3 o 1-4 come diteggiatura della mano. Perché è importante la quinta? Perché per noi bassisti è la prima scelta, perché è quella nota che ha più armonici in comune con la tonica e quindi stanno molto bene insieme. Poi abbiamo sesto grado, Do La,
ok? Lo possiamo anche vedere, a me piace più contarlo, tonica, vado sull'ottava do e poi scendo do si la, ottava settima sesta. Quindi a volte anziché contare 6 andando in giù, do re mi fa sol la, è più semplice contare do, do acuto e poi torno indietro, si la, ottava settima sesta. In questo modo vedo anche già la settima che dista mezzo tono dalla sua ottava, dalla tonica. Quindi si naturale, la settima maggiore sta sempre a mezzo tono dalla sua tonica. Se io vado a suonare do e si, intervallo di settima, sentirai che c'è una forte tensione. Questa tensione tende a essere risolta sulla ottava superiore, quindi le settime maggiori tendono solitamente a salire sull'ottava superiore. Ok, quindi ti consiglio di fare questi studi qua. Provare a suonare la scala maggiore in posizione 2-4-1-2-4-1-3-4 cambiando la tonica, quindi andandomi a cercare la tonica, cambiando quindi in tutte le tonalità, la diteggiatura è la stessa, posso fare tutte le tonalità. In un secondo momento vai a ragionare ai gradi, quindi parti dalla tonica, la pensi come prima, seconda, terza, arrivi fino all'ottava e poi da qui vai a suonare gli intervalli, quindi parti sempre dalla tonica e fai intervallo, seconda, terza, tonica quarta, tonica quinta, tonica sesta, tonica settima e cerca di sentire il suono, perché poi questa cosa qua ti tornerà sicuramente molto utile poi più avanti. Ok, spero di non aver fatto un video troppo lungo, di non averti annoiato. Se hai qualche domanda, scrivimela pure qua sotto, a me fa piacere rispondere. Se per caso vuoi impostare lo studio insieme, puoi contattarmi, io do anche lezioni private su Zoom, comunque via Skype o comunque sia di persona, sto a Cuneo, che altrimenti online. E ci vediamo al prossimo video, grazie ancora per avermi seguito, ciao, a presto, Carlo.